Salve a tutti bolidi, io sono Obugul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Allora ragazzi, oggi ritorniamo un po' con il vecchio stile, con me in webcam, col gameplay in sottofondo di Attack on Titan 2 che serve solamente per contestualizzare un po' quello che stiamo dicendo. Oggi analizziamo la puntata numero 84 di Attack on Titan, la notte della fine. Lo sto facendo adesso, il motivo l'ho detto nel video di ieri, quindi andatevelo pure a recuperare, lo trovate praticamente nella sezione video caricati o qui sotto in descrizione addirittura, o nel primo link, nel primo commento pinnato in alto. Detto ciò, parliamo come detto di uno degli episodi secondo me più calmi e che sta secondo me facendo discutere tanto. Allora, io ho visto alcune persone lamentarsi ultimamente di Attack on Titan del fatto che sia diventato un po' melenso, lento, tranquillo, e che i combattimenti ci siano ma che non siano come una volta, il focus sia molto incentrato sulla narrativa, sui dialoghi. Allora, è vero che gli ultimi tre capitoli sono stati particolarmente dialogati, non ci sono stati grandi combattimenti se non l'avanzata dei colossali del boato, no, del rumbling, come noi affettuosamente lo ricordiamo, e difatti il motivo principale è proprio questo, fondamentalmente una violenza che sta in secondo luogo ma è sempre presente, perché ci si concentra anche sui dialoghi, sulle cose importanti. Come detto, gli ultimi tre episodi sono stati calmi e tranquilli, e questo secondo me è stato quello più tra virgolette inutile dei tre, ma che pensa quantomeno la gente possa essere inutile, perché io lo reputo l'episodio 84 un episodio molto importante, perché sostanzialmente al di là del tipo inizio che vediamo, che praticamente dal punto di vista registico è bello, vediamo anche questo flashback con Jean che si immagina nella sua testa quella che sarebbe stata la sua vita se non avesse effettivamente ascoltato Angie. Bella quella parte lì, perché è tutto un ricordo, è tutto un se, un forse, un what if se vogliamo, perché sapete, no, che lui era messo così, non voleva ascoltare chi gli stava parlando dalla finestra, e lui avesse detto: non devo fare nient'altro, devo solo continuare a stare zitto e star lì, se io farò così la mia vita si completerà. Ma come si completerà? Nel senso, come ho sempre voluto, il desiderio di rimanere all'interno delle mura, vivere bene, vivere tra, che adesso non esistono più le mura, ma vivere bene, vivere tranquillo, non si sa. Comunque, il motivo che però lo spinge effettivamente ad agire, mi è piaciuto molto il fatto che, come vi avevo detto anche nell'episodio scorso, che ovviamente non potete più ritrovare perché l'ho cancellato, vi ho detto recuperatevi il video scorso, quello di ieri, è il fatto che semplicemente lui ha ascoltato Angie, si sono messi in combutta insieme a Mikasa, insieme anche a Magant e a Peak, insomma queste cose già le abbiamo viste. Bella anche la parte in cui Angie sta a riflettere sul significato del comandante della legione esplorativa, che lei non può effettivamente lasciare tutto al caso, nonostante abbia voglia di mandare tutto in vacca, tutto in malora, perché ormai sembra tutto distrutto, ma è proprio adesso che effettivamente la legione esplorativa, le ali della libertà che simboleggiano la libertà, devono agire per combattere la tirannia di Eren, che in questo caso è tutto fuorché la libertà e l'incarnazione di essa. Tuttavia l'episodio però si voleva concentrare principalmente su questo falò, su questa cena che hanno fatto, no, i due schieramenti che adesso sono uno, no, però per ora li senti che sono separati, no, diciamo che li raggruppiamo tutti nel gruppo degli alleati, però ci mettiamo il gruppo di destra, che quelli della 104, i nostri amici che noi affettuosamente ricordiamo così da sempre, Jean, Mikasa, Connie, Armin e bla bla bla. Poi dall'altra parte c'è lo schieramento dei male, quindi Reiner, Annie, Magant, Peak, Gabi, Falco, che allora Magant si battibecca con Jean si battibecca con Reiner, soprattutto per il punto di vista, no, del, come vi ricordate, di Marco che è stato ucciso da Reiner. Beh, allora questa parte qui io l'ho trovata fondamentalmente molto utile, però come è stata resa non mi è piaciuta molto, nel senso, nel manga comunque c'erano dei flashback, perché se vi ricordate, come vi avevo sempre detto durante tutto il percorso, insomma, dello studio dell'opera di AOT, Reiner è sempre stato una persona affetta da doppia personalità, la dicotomia tra guerriero e soldato qui si è fatta sentire particolarmente,
perché se vi ricordate è stato lui a dare, diciamo, impasto Marco al titano, ma è stato lui stesso poi a uccidere il titano, rimanendoci male perché Marco è morto. Dicotomia: guerriero di Mail, soldato di Eldia. Quindi capisci che lui, avendo queste due mentalità dentro la sua testa, va in confusione, ed è per questo motivo che è tutto mezzo amorfo, no? Così, perché è evoluto tanto e si è, tra virgolette, non evoluto ma involuto, se vogliamo, dal punto di vista psicologico. Questa è sempre stata una cosa molto carina. Il fatto che però questa puntata sia stata una puntata dal punto di vista scenico molto noiosa non vuol dire che non lo sia stato dal punto di vista narrativo, perché, come abbiamo potuto notare, adesso sembra quasi confermata la cosa che ci si adatterà fino al capitolo 130, lasciandone fuori 9, che sono l'equivalente per un film. A quanto pare stiamo arrivando proprio sul finale. Io vi dico, questi ultimi tre episodi sono stati molto lenti, quello è vero, sono d'accordo su questo, però calcolate che ci stiamo un po' muovendo, perché come effettivamente abbiamo visto la fine della puntata, i nostri compagni poi dopo si riappacificano tutti, grazie anche a Yelena. Adesso poi ci ritorniamo comunque a parlare di Yelena, e come possiamo vedere è giorno, arrivano tipo al porto, lì c'è Flock che tiene sotto custodia tipo la Zumabito, quindi capisci che adesso stiamo arrivando proprio all'azione, quella densa succosa che comunque sta spingendo i nostri protagonisti ad andare al porto, a prendere un qualsiasi mezzo. Il combattimento adesso sembra alle porte, mi è piaciuta sta roba, perché state calmi, perché sì, anch'io sono uno che vuole l'azione, però il dialogo è importante, dialogo che però abbiamo visto bene secondo me anche in Yelena, perché Yelena è sempre stata zitta fino adesso è iniziato a muoversi un po', dicendo che effettivamente grazie alle sue parole, no, che i nostri, diciamo, due gruppi si sono uniti, perché lei, parlando così, è riuscita a metterli tutti sullo stesso livello, nel senso, ognuno ha le sue colpe, ognuno deve fare questa cosa qua per un qualcuno. Per esempio Annie lo fa per salvare suo padre, come anche abbiamo visto che si è confrontata con Mikasa, bellissima quella parte tra l'altro. Insomma, la figura di Yelena secondo me è stata resa bene, diciamo che questo è uno dei punti più alti che ormai abbiamo di questo personaggio, perché ormai, come vi ho detto, stiamo arrivando alla fine, Yelena, vabbè, vedremo più avanti. Tuttavia, ripeto, è stata una puntata che sono d'accordo, possa essere stata molto lenta, con le critiche, quello che vi pare, però concentriamoci su quello che è stato effettivamente Attack on Titan fino adesso, e tre puntate un po' più lente del solito, secondo me, non vanno ad inficiare l'opera. Anche perché sono molto belle, se tu ti fermi a soffermarti, logicamente, no? ti soffermi su alcuni dettagli come quelli che vi ho appena fatto vedere, che vi ho appena fatto notare, che vi ho appena portato l'attenzione. Secondo me è importante, molto importante. Come detto, una puntata così segna però l'inizio di qualcosa di nuovo. Arriviamo al porto, scopriamo che Flock è già arrivato lì per impedire logicamente ai nostri protagonisti di prendere qualsivoglia mezzo per andare contro Eren, perché ripeto, lì c'è l'aeronave, se vi ricordate, quindi insomma, uno più uno uomo non fa 6, è gigante, prendi la nave, vai là e lo ammazzi fondamentalmente. Quindi prossima puntata ci sarà uno scontro bello bello acceso. Allora, un'altra cosa che però volevo far notare, sì, è effettivamente il fatto che sto notando una, non lo so, a livello di disegni, a livello di animazioni stiamo avendo meno definizione, non lo so, forse perché MAPPA quantomeno sta facendo tante cose, si sta forse un po' perdendo, non so, o comunque abbiamo già adattato tutti gli episodi dell'anime, a quanto pare il film finale è confermato. Ripeto, a me non mi interessa, basta che esca, deve uscire fatto bene, raga, non mi interessa se volete fare l'anime o volete fare il film finale, non mi interessa, fatelo uscire fatto bene. Il discorso fondamentale però è che voglio che voi vi soffermiate a riflettere anche su quello che vedete, non fermatevi solo alle puntate epiche, ma anche a queste. Ripeto, tante non vanno bene, però ripetiamo, però tornando però a parlare dei disegni, non è che mi siano piaciuti molto, non mi è piaciuto tanto neanche il fatto che non abbiano fatto vedere il flashback su Marco, sul fatto che sia morto, qualcosa potevano inserire secondo me. Vabbè, comunque è una puntata passabile, una puntata che però gli do un 6,5 se volete dargli un voto, so perché alla fine dalla prossima inizieremo a menarci un po' con le mani, quindi tuttavia, da che quello è tutto ragazzi miei, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, noi ci rivediamo in un prossimo video o in una prossima live. Oh.
Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.